Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Esco fuori dalla classe, stavo pensando a quel. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite un giovane cantatore, Nicolo. A questo punto, per chi non ti conosce, a questo punto, come lo descriveresti a chi ti ascolta? Chi è Nicolo? Allora, Nicolo è un ragazzo di 18 anni che ha voglia di fare, di cantare, di farsi conoscere. È un ragazzo molto umile che ha voglia di far scoprire una sua parte interiore che purtroppo non riesce a comunicare a tu per tu con una persona. Tutto qua, attraverso la sua musica, cerca di trasmetterlo. A questo punto intanto parliamo del primo singolo di debutto, ma hai sognato tanto per poter scrivere questo brano, da cosa è tratto ispirazione, ma immagino che probabilmente sia quello il punto di partenza. Sì, in realtà non è tanto non è tanto quello il punto di partenza, perché in realtà non è un sogno, ma il protagonista sognava di stare con questa persona che purtroppo non è andata così, ecco. E da cosa è tratta ispirazione? Appunto, un pochettino c'è una storia dietro a questo personaggio. Sì, questo personaggio praticamente è un ragazzo che appunto si è infatuato, ha avuto un'infatuazione per questa ragazza. Che purtroppo gli fa perdere la testa. Lui cerca di starle dietro, cerca di portarla addirittura sulla dritta via, perché lei, come cito nel testo, aveva degli amici che facevano uso di sostanze, ma purtroppo in testa aveva quel pensiero, cioè di non tornare con lui, è andata così. E lui appunto sognava questo ritorno che non è mai successo. Qual è stata la prima sensazione che hai provato nel stare nello studio a registrare il tuo brano a fine, appunto, avendo poi il brano sotto mano, le facce che hai visto della reazione dei tuoi produttori, comunque dei tecnici che stavano dall'altra parte, che ascoltavano il tuo brano e vedendo le loro facce, che cosa hai provato? Certo, ti dico subito, guarda, questo qua appunto, come hai detto tu dall'inizio, è stato il mio singolo di debutto, no? Quindi abbiamo, fra virgolette, dovuto bruciare un singolo per partire. A parer mio, se la carriera fosse già stata avviata, questo qua sarebbe stato un grandissimo successo, nonostante comunque i numeri attuali stiamo vedendo che, nonostante il primo singolo, sta andando molto bene. Guarda, la mia impressione, ecco, è stata positiva, perché ho visto comunque appunto le espressioni di questi due produttori, che sarebbero Squarta e Gabbo, super felicissimi e entusiasmanti di quello che è venuto fuori. E devo essere sincero, sono fortunato perché ho un discografico che si chiama Claudio Donato, che è allo stesso tempo una persona che ho accanto e che mi dà la forza tutti i giorni di andare avanti, perché ci crede davvero tanto in quello che faccio. E invece parlando del videoclip, abbiamo visto un videoclip da chi nasce l'idea, come è stata sviluppata, poi alla fine di questo risultato finale. Sì, questo videoclip è stato girato a Marigliano, un paesino in provincia di Napoli. È un video, non so se l'hai visto tu, è un video molto semplice. È stato girato in una foresta di alberi che producono la carta. E appunto il protagonista è immerso da questi alberi, e lì ritrova se stesso e ritrova appunto la solitudine, e si può far abbracciare da questa stupenda canzone. Le immagini poi sono punto di riferimento anche della copertina del singolo. Certo, sì. Questo personaggio che è immerso nella natura. E quando scrivi le canzoni, preferisci più, cioè parti da un riff, da un beat, oppure ti nasce così le parole e poi dopo gli dai anche la musica? Ti spiego. Allora, io sono una persona che appunto, come ti dicevo prima nel videoclip, no, che questo protagonista era solo, sono una persona che ama la solitudine, cioè ritrovo me stesso quando sto solo. E io ho un pianoforte, quindi che faccio? Mi siedo là, inizio a fare i miei quattro accordi, e durante questi quattro accordi scrivo un testo, che a sua volta però
deve essere un testo che racconta una storia, perché quando io canto, il mio obiettivo è proprio quello di trasmettere qualcosa alle persone, è quello il centro del discorso, ecco. Cioè, proprio che voglio che le persone si immedesimino in quello che sto dicendo, voglio che sia una cosa un po' per tutti, ecco. L'hai portato già dal vivo questo brano? No, non c'è ancora stato, c'è stata l'occasione, ecco. Mai cantato dal vivo qualche volta oppure ancora devi intraprendere il palco? No, io in realtà ho fatto una bella gavetta alle spalle, cioè ho una bella gavetta alle spalle, scusatemi. Solo che da quando ho firmato il mio primo contratto discografico non ho mai avuto occasione di cantare in pubblico, ecco, mai. Invece, visto che hai cantato dal vivo, qual è stata la prima sensazione che hai provato quando qui davanti hai avuto un pubblico che inizialmente era silenzioso, ma poi si è animato, comunque vada, è diventato partecipe della tua canzone. Quale sensazione hai provato in quel caso? Allora, guarda, non te lo so dire perché appunto, come ti ho detto prima, io questa canzone ancora non l'ho portata in live, mentre se tu ti riferisci agli ascolti alle persone che comunque hanno ascoltato questa canzone e hanno lasciato allo stesso tempo dei feedback, sono rimasto super contento, tanto che ho raccontato qualche giorno fa al mio discografico che mi sono ritrovato su una rotonda, stavo attraversando, ad un tratto passa una persona con questa canzone, cioè, ovvero la mia, con la musica a palla e che la canticchiava, e lei è stata un'emozione unica che ho detto finalmente, sicuramente, anzi, sono arrivato nel cuore di qualcuno, ecco. Invece i commenti che ti lasciano i ragazzi che l'hanno ascoltato, qual è che ti ha sorpreso di più tra i vari commenti? Se c'è qualche commento che ti ha sorpreso. Sì, guarda, in realtà ho ricevuto pochi commenti negativi. Se non proprio alcuni commenti sono stati molto di crescita personale, ecco, non sono stati bruttissimi. I commenti positivi, anzi, tra i commenti positivi c'è stato uno che mi ha fatto impazzire, che mi ha fatto proprio dire: ok, con questa canzone mi sono riuscito a trasmettere quello che volevo trasmettere. Ovvero, questo ragazzo mi ha detto: guarda, forse non sarai Vasco Rossi, non sei ragazzo, sei ancora un ragazzetto, ecco, non hai, però sicuramente hai dei margini di miglioramento esponenziali. Però posso dirti una cosa, ha detto, con questa canzone ho notato che tu sei per tutti. Mi ha detto, cioè, che se l'ascolta un vecchietto, la canzone la può capire e la può comprendere e gli può piacere. Se ascolta un bambino, la canticchia. Se ascolta un ragazzetto, comunque dice: mi piace, posso sentirla. Ecco, non comprende più fasce d'età. Ecco, questa è la cosa bella. Ed era proprio quello che volevo. Cioè, non volevo che fosse per tutti, non per un determinato gruppo. Invece la reazione dentro casa, poi hai fatto sentire per la prima volta, sicuramente in anteprima, il sync. Qual è stata la tua reazione nel vedere le loro facce più che sentire le loro parole? Sicuramente le sensazioni che ho provato sono state molto forti e belle, perché comunque la mia famiglia è molto unita, partendo dai miei genitori, dagli zii e dai miei nonni. Ho provato un po' di vergogna, questo sì, perché comunque è una cosa molto personale, però in realtà questa cosa mi ha fatto capire che ci tengono molto a me, ecco. E qua ti hanno detto qualcosa oppure soltanto cioè, ti hanno fatto i complimenti? Sì, guarda, ti dico, mio padre è una persona molto critica, cioè non è difficile che mi dice Lorenzo, bravo. Però in realtà con questa canzone ho scoperto che comunque sa che ho talento e per la prima volta ho percepito i suoi veri e propri complimenti, ecco. Mi sono sentito di averlo reso fiero, ecco. Buon risultato. E ci sono Sì. artisti cui ti sei ispirato, comunque nel tempo ti sei accorto che comunque ti hanno dato qualcosa? Allora, in un'intervista precedente io ho sottolineato questa cosa, che io artisti non ne ho mai avuti di preferiti o comunque che mi hanno ispirato. Posso dire solo una cosa, questa cosa l'avrò impressa per tutta la vita. Io quando avevo più o meno 7 anni andavo in una ludoteca a
perché comunque i miei genitori non mi potevano tenere, eccetera, eccetera. E allora nulla, qua facevano una rappresentazione teatrale che si chiamava Archimedes Got Talent, dove ognuno appunto poteva iscriversi, ovviamente durante la giornata, e poteva cantare quello che voleva. Io in quel periodo ero appassionato, proprio ero super appassionato, super fan dei Modà, e da lì ho scoperto che appunto era quello che mi piaceva fare, ovvero cantare e fare musica nella vita. E a questo punto io andando ti ringrazio, ci mancano due cose fondamentali, dove potresti raggiungere i saluti finali. Allora, mi potrete trovare su tutti i social, Spotify, Apple Music, dove volete voi. Tutto qui. Vi invito a vedere il mio video su YouTube e vi ringrazio a tutti. Perfetto, allora ci mancano i tuoi saluti finali. Io ringrazio tutti quanti, grazie mille e mi farebbe molto piacere se dopo questa diretta mi andrete ad ascoltare. Grazie mille a tutti. Salve, ciao. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Esco fuori dalla classe, stavo pensando a quel.